Ed eccoci qua con anche Minni, fa sentire la sua presenza a pochi giorni dalla conferenza di Jesolo. Diamo un altro overture, un altro antipasto. Chiedo scusa, ma il cane ha un suo acerrimo nemico che sta passando nel pianerottolo adesso e ci tiene a difendere il suo territorio. Dicevamo, a pochi giorni ancora dei posti disponibili, dopo ve ne parleremo. Ieri grande successo con Nicola, c'è veramente grande aspettativa anche per le sorprese che stiamo preparando per questa giornata e, come abbiamo detto, si partirà da Atlantide per arrivare in Antartide, ma è un ritorno al futuro e quindi un po' il tempo che incontra una tecnologia, dei cicli, dei reset, cos'è realmente passato e cos'è realmente futuro. Un abbraccio a tutti i fedelissimi veterani abbonati, il buon Mesbet in regia e nostro bomber centravanti di sfondamento, anche protagonista del nostro blog facciamofintache.com. A questo punto mi viene da dire meno male che ti hanno oscurato, che no, a che punto no. Siamo? Ma dunque guarda, già due volte no, mi hanno detto che era a posto e io invece non riesco a entrare e quindi fanno delle verifiche, perché sai che il momento della creazione di un canale ci sono 50 parametri da mettere, poi chissà quanti altri dietro, no, che ce ne sono. E quella gentilissima persona, no, che si è preoccupato di farmi il danno, deve essersi preoccupato di andare a fare più danni possibile, ecco, mettiamola così, perché dice che normalmente cosa fai? Ti hackerano il canale, loro pigliano la copia, l'ultima copia che hanno, che può essere del giorno prima, tre giorni prima, la prendono, la buttano dentro e la cosa è finita lì, no? E invece non è così e quindi niente, stiamo patendo le pene dell'inferno. Ecco, ecco, giustamente come dice Mesbet, deve essere cucino nei fact checker da parte di madre, il sangue è quello, la mamma è quella lì, la mamma è quella lì. Di sicuro. Allora, qualche minuto accademico per fare in modo che sì, le notifiche che dovevano arrivare siano arrivate a chi è arrivata. Controllate spesso di essere iscritti e se vi segnala i video che avete guardato, perché alcuni di voi mi dicono: guarda, è successa una cosa strana, io guardo molto i tuoi video, poi qualcuno magari lo lascio a metà e vado a riprenderlo il giorno dopo e devo ammettere che mi sono ritrovato con disiscritto e soprattutto con tutti i segni come se io non avessi mai visto neanche un video. Quindi apparentemente tolgono le view e le iscrizioni. Guarda sì, un po' che simpatia, che simpatia. Sì, guarda. Sì, no, succede. Poi se visto che parli anche della campanella, a me normalmente, proprio per i tuoi o anche altri, no, che mi metto l'avviso, se va bene arriva dopo che la trasmissione è già iniziata a 5-10 minuti, ecco. Vabbè. Quando andiamo avanti nonostante tutto, anzi raddoppiamo YouTube e Facebook, un benvenuto anche da parte degli amici di Facebook, mettete un pollice in su così noi vi vediamo, abbiamo sotto occhio anche le interazioni, un like sulla fiducia anche su YouTube. A 4 minuti siamo pronti per introdurvi l'argomento. Di che cosa parleremo questa sera, Marco? Sì, ma dunque l'argomento è quello che in qualche maniera tratteremo anche sabato, e quindi si va a parlare di Atlantide, Thule, Iperborea, insomma tutto questo mondo antico che però rimane, come hai detto giustamente anche te, no? Forse è un punto di arrivo per il futuro, vedremo come sono le cose. Naturalmente faremo un altro discorso questa sera, perché non è che ci dobbiamo accavallare, no? con i buon Bizzi, parleremo d'altro, però insomma l'ambiente, l'argomento è quello.
E quindi io ho fatto, adesso gli avevo passato la copertina al buon Mesbet, io avevo scritto un libro uscito l'anno scorso proprio su questo argomento, dove in realtà ho messo assieme le informazioni che ho raccolto in anni, no? Perché qui noi su Atlantide, forse ne avevamo già, l'avevamo già accennato una volta, e si fa sempre riferimento a Platone, no? Come se Platone fosse l'unico, no, che ne abbia parlato, no? E in effetti si va a raccontare, sì, però Platone, sai, lui raccontava fantasie, leggende, eccetera, eccetera. Mentre invece io in anni ho messo assieme, e qui sono tutte riportate le diciamo, i riferimenti, ci sono una cinquantina di autori dell'antichità che parlano di Atlantide e di Tule e di Iperborea, a volte magari confondendo i due di questi luoghi, perché sovente Tule e Atlantide vengono confuse. Perché? Perché erano, come dire, abitate piuttosto che controllate dalla stessa popolazione. E quindi noi abbiamo, proprio dai più antichi come Omero, ma di cui me ne sono segnato qualcuno, Esiodo, Solone, Pindaro, Erodoto, cioè parecchi prima di arrivare a Platone, ma anche dopo Platone, abbiamo Aristotele, Pitea, Cicerone, Virgilio, Strabone, Plutarco, Tacito, Tertulliano, solo per citare quelli che, insomma, chi più chi meno li abbiamo sentiti nominare. Li abbiamo sentiti nominare tutti. Erano tutti scemi, parlavano tutti di leggende, insomma, io penso che un Virgilio, un Cicerone o un Plutarco, anche Tacito, no? Per dire, non è che corressero dietro alle leggende. E fate attenzione, non è che facessero riferimento solamente a Platone, che ho scritto prima, anche perché Platone, abbiamo detto, prima di Platone ce ne furono molti molti altri. Quindi spendiamo qualche parola per cercare di capire quali erano queste terre, no? Queste terre vengono sempre descritte come terre che sono a nord, e sono a nord in un luogo non conosciuto esattamente, ma non è conosciuto per il fatto che oramai, al tempo intendo dire dei greci e dei romani, erano state abbandonate. Per che motivo? Perché il tempo era cambiato, allora non c'era Greta, non c'era Co, però il tempo cambiava lo stesso, no? C'era momenti che faceva più freddo, dei momenti che faceva più caldo, eccetera, eccetera. E quindi si sapeva che esistevano, ma non erano più abitate, o perlomeno erano semi abbandonati. Guarda, ci tengo a fare anche così, facciamo anche un rimando alle puntate precedenti. Ho dedicato anche delle puntate a Tolkien, quindi sì. Diciamo che Tolkien la sapeva veramente lunga, anche per ambienti universitari da lui frequentati, e se andate a vedere in tutto ciò che concerne il mondo tolkieniano, anche lui era fissato con i monti iperborei, gli dice, quindi queste terre diamo per assodato che ci sono state, ci sono tuttora queste terre, voglio dire, anzi oggi sono di nuovo più o meno abitate, però un tempo lo erano molto di più, no? Ad esempio vi sono narrazioni riportate, scritte, quindi diciamo da degli storiografi, che raccontano quando, perché dobbiamo partire dal presupposto, queste terre erano le terre del dio Apollo, che vi aveva istituito, quindi dei templi, aveva istituito delle scuole e via discorrendo. Poi, proprio per questi cambiamenti del tempo, ecco che Apollo era venuto via. Era stato in Grecia aveva fondato il Tempio di Delfi e poi se ne andò. Tutti gli anni, perlomeno per decenni e decenni, forse per secoli, gli abitanti di Iperborea andavano tutti gli anni, diciamo una commissione, una processione, fino in Grecia per andare a rendere omaggio al Tempio di Apollo.
Poi ci furono dei grandi cambiamenti, insomma, ci furono delle invasioni nell'est Europa e via discorrendo, e quindi ecco che questi doni che venivano portati venivano passati da un popolo a quello vicino, sino a quando questi non arrivavano in Grecia, almeno così ci raccontano gli storiografi dell'epoca. Quindi in tempi ancora come dire storici, perché veniva riportato, no, che questi regali arrivavano, ecco che c'erano ancora degli abitanti che facevano riferimento di loro stessi come abitanti di Thule piuttosto che di Atlantide o di Iperbore. Per arrivare diciamo uno dei due argomenti, no, che voglio toccare questa sera, ecco che si arriva a tale Pitea. Pitea che era, l'abbiamo messo nel titolo perché non... scusa, mi ero distratto a leggere i commenti, mi sono autodistratto. Lui era un greco di stirpe, ma abitava a Marsiglia, che all'epoca si chiamava Massaglia, che è qui, no, in Provenza, era una colonia greca. E tutti conoscevano che un tempo c'era l'esistenza, no, di Thule, Iperbore, eccetera. E a un certo momento decisero che sarebbe stato interessante poter andare a vedere com'era la situazione a Thule per eventualmente ampliare i mercati e commerciare di nuovo con questi abitanti. Quindi vennero raccolti dei soldi, la città quindi pagò, no, per questo viaggio, e venne organizzata la spedizione in nave, naturalmente, e al comando venne messo Pitea. Pitea è un personaggio storico, no? Non è un personaggio inventato o anche solo della mitologia. Addirittura sappiamo che è nato nel 380 a.C. ed è morto nel 310 a.C. Quindi, voglio dire, Roma era già una repubblica di un certo peso, eravamo più o meno all'epoca delle guerre contro Cartagine, ecco, quindi siamo in epoca chiaramente, cioè ampiamente storica. Parte la spedizione guidata da Pitea, le navi seguono la costa verso l'Iberia, cioè quindi la penisola iberica, circumnavigano tutta la penisola, quindi passano le colonne d'Ercole, e poi, entrati nell'Oceano Atlantico, puntano verso nord, sempre seguendo la costa, quindi raggiungono poi quella che era la Gallia, e arrivano su e arrivano in quelle che sono le isole britanniche, perché loro avevano delle indicazioni che erano qui, cioè erano oltre le isole britanniche queste terre da ricercare, e quindi sbarcano nelle isole britanniche e incominciano a raccogliere delle informazioni per vedere, cioè per sapere quale rotta prendere, perché avevano letto questi testi più antichi. Ecco, però vi erano solamente alcune indicazioni, dicevano che erano a nord delle isole britanniche, erano un po' spostate verso ponente, quindi diciamo verso l'America, leggermente verso l'America, era a nord verso il mare ghiacciato, era un mare dove vivevano i mostri marini, che sarebbero poi le balene sostanzialmente, perché questi e le orche, no, che nel vederle si con le navi dell'epoca, no, ecco. E quindi lui circumnavigò tutta le isole britanniche e poi andò a cercare perlomeno Thule, che doveva essere la più vicina. Arrivò alle Shetland, arrivò alle Orcadi, lì ci sono delle piccole cioè gruppetti di isole. Non sappiamo se riuscì ad arrivare sino a Thule, perché lui riesce a dare delle spiegazioni, però
non spiega quanto potesse essere grande questa terra. Lui racconta della nebbia, perché quando ritornò poi a Marsiglia scrisse anche un libro nel 330 che si chiamava Nell'Oceano, dove racconta tutto il viaggio. E lui rimane, come dire, non sicuro di essere arrivato a Thule, perché lui, quando trovava questi pochi abitanti in queste isole, chiedeva, cercava di farsi capire se lì era Thule, e loro dicevano sì, ma qui è tutto di Thule, queste isole, quelle altre, no, tutto di Atlantide, di Thule, no, perché un tempo facevano parte di quel dominio. Un po' la differenza della lingua, un po' l'insicurezza di questi nel dare le risposte. Lui non fu sicuro di essere giunto fino a Thule. Però descrive delle cose interessanti, ossia che in quelle terre loro, i pochi abitanti che c'erano, non possono far seccare quel poco grano che nasce all'aperto nelle aie, come si faceva nel Mediterraneo, perché fa troppo freddo. Quindi avevano costruito dei magazzini in legno e il grano veniva messo a seccare all'interno, e questa è una cosa che corrisponde, perché lì a nord naturalmente fa freddo, non è che il grano ti secca in cortile. Poi dice che il momento che arriva il solstizio d'estate, quello è un certo periodo di giorni in cui non vi è mai la notte, e a differenza invece del solstizio d'inverno, che invece il sole non lo vedi, perché diventa un po' più chiaro, ma il sole non lo vedi perché è troppo sotto l'orizzonte. E quando raccontò queste cose, lo presero per pazzo lì a Marsiglia, no? Addirittura si diffuse la voce che era, lo chiamarono Pitea il bugiardo, no? Perché sembrava, sai, che raccontasse delle follie, no? Invece ci furono poi degli studiosi, degli astronomi e dei matematici che confermarono queste cose, no? Perché riuscirono a spiegare che, essendo la Terra una sfera, se tu vai a nord, no, vai molto a nord, il Sole rimane più basso sull'orizzonte, e quindi ecco che, no, in certi periodi dell'anno o il Sole lo vedi sempre in base all'inclinazione della Terra, o lo vedi sempre o non lo vedi mai per certi giorni. E quindi ecco. Ah, bella questa cartina, sì, ne parliamo dopo del viaggio completo. Ecco, se puoi rimetterla un attimo, Mesbeth, almeno così parliamo con una mappa davanti. Lui, vedete, qui c'è che è stata costeggiata la Spagna, poi la Gallia, il giro attorno all'Ibernia, che sarebbe l'Irlanda, e poi c'è stato il viaggio sopra, no? È arrivato fino a Thule, che sarebbe l'Islanda, o no? Non lo sappiamo. Ci sono alcuni autori che ritengono che lui in realtà avesse, perché è stato via parecchio tempo, perché si è visto sia l'inverno che l'estate, lui è stato via parecchio tempo. È arrivato fino ad Atlantide, che sarebbe la Groenlandia, e poi ha proseguito, è arrivato nelle Americhe, e noi questo non lo sappiamo perché non c'è scritto, cioè non abbiamo prove. Però questa rotta qua, che era la rotta del nord, era conosciuta dai vichinghi, perché quando il figlio di Eric il Rosso e poi suo figlio, eccetera, alla ricerca dell'avventura, di nuove conquiste, proprio attorno all'anno 1000, dal 990 all'anno 1000, seguirono esattamente la stessa rotta ed arrivarono a Terranova e andarono a creare delle colonie in quello che oggi è il Canada. Quindi era conosciuta come rotta.
ed era i vichinghi dicevano che effettivamente era una terra, era un mare, scusate, che era molto scuro perché vi era molta terra all'interno, e questo è dovuto al quando si sciolgono i ghiacci, che questi ghiacci trascinano, no, nella molta terra nel mare, e se tu non sei mai stato da quelle parti non puoi aver visto quelle cose. Era vicino alle terre dei ghiacci, eccetera eccetera, e loro arrivarono in America e riportarono queste informazioni. Loro le conoscevano bene, però avevano abbandonato loro la terra del quello che sarebbe oggi il Canada. Lo chiamarono Vinland perché in quel periodo lì, attorno all'anno 1000, era più caldo di adesso, e a Terranova trovarono dell'uva. Dimmi. Marco, poi ci tengo, ne parlerò approfonditamente, un po' più approfonditamente sabato, sì, di questo, ma anche il discorso di quel che si vede a nord, le famose aurora boreale, sì, che in qualche modo si intravede quel tipo di luce, lascia, sì, in qualche modo trasparire che in quelle dimensioni lì, cioè, che oltre ci sia qualcosa. E andandola a paragonare anche con determinati un po' così esseri che popolano anche, per esempio, quello che c'è qua alla mia destra, il mio degno compare, sì, sì, sì. Ecco, quando si parla di alcuni posti da cui arrivano anche loro, non che ne siano originari magari, ma che comunque, sì, stanno anche lì, si parla proprio di luoghi dove c'è quella luce lì, quella dimensione lì è governata da quella luce, ha quelle caratteristiche, eccetera eccetera. Quindi anche il fenomeno dell'aurora boreale, molti si lanciano come al solito in vari tipi di versioni, e io dico occhio, perché quello è una pistola fumante che, se studiata bene, potrebbe già dare degli indizi, no? Ma quello sicuramente, perché ve ne sono, no? Tutta una serie di questi indizi che sono cose che potevano solamente averle viste in quelle terre lì, no? Ad esempio, la narrazione, no? Perché si chiama Iperborea, no? Cioè, perché sono le terre oltre i Borei. I Borei sono i venti che ci sono, diciamo, appena sopra la Scozia. Se tu vai oltre questi venti, ecco che ti trovi in una zona iper, cioè oltre, no? La Borea, oltre i venti di Borea. Quindi devi avvicinarti assolutamente all'Artide per poter arrivare in quelle terre. In quelle terre, come dicevi giustamente te, me ne ero dimenticato, c'è anche, fra le altre cose, anche la questione di queste luci, no? Tutte particolari, che vanno a formare anche delle immagini strane, no? nel cielo. Ad esempio, quando ci sono molti cristalli di ghiaccio nell'aria, nelle mattine fredde, ad esempio di primavera, questi creano la spezzatura dello spettro della luce, e tu vedi tre soli, no? Quello reale al centro e due che sono delle copie ai lati, e si forma una sorta di arcobaleno attorno che forma il cerchio, e poi vi è una sorta di croce che parte dal sole centrale, quello reale. Ecco, questa immagine qua è quella che ha dato origine alla famosa croce celtica, chiamata celtica appunto perché era poi rappresentata dai Celti, ma questa è un'immagine che arriva da queste terre. Ma se tu non sei stato in quel posto lì, no, in quelle terre lì, non puoi averla vista, no? Non la puoi conoscere, no? Quindi evidentemente ce ne furono molti che andarono in queste terre e cercarono di portare anche a casa delle informazioni, perché noi sappiamo che a Thule vi era questa scuola di filosofia
che era dedicata ad Apollo, e vi erano questi grandi saggi che vivevano in questo enorme tempio, che però era solamente di legno, non era in pietra o marmo come in Grecia. Perché? Perché in quelle terre lì non c'è la pietra lavorabile o il marmo, e quindi dovettero gestirla con quello che avevano. Volevi dire qualcosa? Ah no, mi sembrava che volessi toccare le cose. E quindi si narrava di questi saggi che avevano molto imparato da Apollo e portavano avanti la sua conoscenza, no? E quindi una sorta di scuola, no? Come fosse in quelle che c'erano nei templi egizi, no? E quindi ci sono, che da maestro discente si portavano avanti queste conoscenze donate da chi? Donate dagli dèi, come dicevi giustamente te, che erano scesi dal cielo e si erano andati a posare in quei posti. Apriamo una piccolissima parentesi prima di andare avanti. È interessante e curioso il fatto che questi dei in questa zona abitassero, in quelle terre lì che erano fredde. Quando scendevano giù in Grecia, andavano sul Monte Olimpo, che era il monte più alto, no? Se andavano in India, andavano sul Tibet, no? Altro posto che insomma è alquanto freddino. Se andavano in Cina, andavano sui sette monti sacri, no? Che ci sono in cima, sempre in cima a questi monti. Si potrebbe fare qualche ragionamento sul perché, no? Questi andassero sempre a cercare il freddo, no? Perché forse arrivavano da qualche posto dove faceva più freddo che qua sulla terra, e quindi per loro era faticoso vivere, no, nel Mediterraneo. Non è che non venissero nel Mediterraneo, però si fermavano il meno possibile, no? Cioè il loro habitat naturale era dove faceva freddo. In effetti il Valhalla, piuttosto che anche l'Olimpo, no? Che è messo in cima alla montagna, ma il Valhalla è in mezzo ai ghiacci, in cima alle montagne, no? Questo vale anche per tutte le leggende del Tibet e via discorrendo. Un altro motivo potrebbe essere quello della rarefazione dell'ossigeno, cioè dove fa più freddo l'ossigeno è più rarefatto. Magari respiravano la medesima aria, ma magari tanto ossigeno gli dava fastidio, e quindi dovevano cercare un posto dove ci fosse meno ossigeno. In effetti qualcuno ha avanzato l'ipotesi che quelle divinità, poniamo quelle egizie, ma anche quelle sumere, piuttosto che quelle persiane, che avevano il corpo umano, ma con una sorta di volto che pare animale, no? In realtà era una rappresentazione di una maschera, di un casco, un qualche cosa che loro dovevano utilizzare in quelle terre per respirare, per il fatto che in quelle terre c'è, fra la temperatura e una gradazione diversa di ossigeno, per loro era difficile respirare. Questo vale anche in Centro e Sud America, sia ben chiaro. E anche in Centro e Sud America gli dei abitavano anche lì sulle Ande, no? Quindi in un ambiente, cioè non li troviamo mai in riva al mare, ecco, sì. E per dare un esempio, sono sempre in cima alle montagne, no? Quindi il nostro Pitea, per ritornare a lui, nel suo libro racconta anche che cosa mangiano da quelle parti, gli abitanti, i pochi abitanti rimasti da quelle parti, e dice che mangiano il miglio, la frutta, il grano, il latte e il miele, da cui traggono una bevanda alcolica che i greci non conoscevano, no? E invece noi sappiamo che poi la portarono poi i germani secoli e secoli dopo, l'idromele, no? Che può essere come bevanda alcolica, no? Fatta con la fermentazione del miele stesso. In effetti il miglio, piuttosto che certi tipi di grano, riescono anche a crescere in posti
dove fa più freddo, mentre invece magari ce ne sono altre tipologie che non crescono, no? Da quelle parti. Quindi come cibo era confacente, no, a quella che potrebbe essere ciò che veramente ha visto Pitea. Pitea ci racconta anche che queste terre, per dare una spiegazione, sono a nord degli Sciti. All'epoca per Sciti i greci identificavano non solamente gli abitanti della Scizia, cioè diciamo la Russia al confine con gli Urali e poi oltre gli Urali, ma siccome erano originari di quelle terre, i greci chiamavano Sciti anche tutti i germani che quindi c'erano nel nord Europa. Quindi non è che lui si è fermato in quella che oggi è la Scandinavia, per fare un esempio. Lui ha detto che è andato oltre la terra degli Sciti, lui ha passato gli Sciti ed è andato oltre, quindi gli Sciti li ha lasciati alle spalle. Lui ha narrato che la terra degli Sciti è ancora come la nostra terra, mentre invece quelle terre lì sono differenti, e ha dato tutte le sue spiegazioni. Sul suo libro, perché oggi è perduto, ci sono solamente più commenti di altri. È curioso che il libro che era tanto famoso all'epoca sia andato perduto. Poi magari qualche copia c'è ancora, no? Però diciamo che non è diffusa. Però abbiamo dei commenti. I commenti su quel libro sono, ad esempio, di Parco di Nicea, l'astronomo che confermò le sue osservazioni astronomiche, perché Pitea scrisse che le stelle che lui vedeva in quelle terre erano le medesime che si vedevano nel Mediterraneo, ma erano in una posizione differente, cioè erano più basse sull'orizzonte, perché lui, spostandosi a nord, quella che chiamiamo la calotta celeste, te la vedi spostata, no? E quindi Parco gli diede la spiegazione, no, di questo motivo. E invece Erastotene di Cirene, lui invece spiegò la questione del giorno senza notte e della notte senza che sorgesse il sole, no? Dovuta al nord. E però per arrivare in quelle condizioni lì bisogna essere veramente vicini al circolo polare artico. Quindi noi possiamo pensare che effettivamente lui sia riuscito ad andare anche più a nord, quindi all'altezza della Groenlandia, perché la Groenlandia nella parte superiore è già oltre, no, il circolo polare artico. Quindi può darsi che abbia seguito la costa della Groenlandia e sia arrivato in quelle terre. In effetti Pitea narra che vi erano delle zone di mare vicino alla terraferma che erano talmente piene di terra che pareva di poterci camminare sopra, mentre invece se provavi a posarci i piedi, queste erano mollicce come, dice lui, un polipo o qualcosa del genere, e quindi il piede sprofondava sotto. Questo era dovuto allo scioglimento, no, dei ghiacci, che più a sud portava solamente della terra, mentre invece in quelle parti lì c'era talmente tanta terra nel mare che sembrava che fosse terra, mentre invece non era vero. Di lui parlò anche Beda. Beda fu un monaco che visse in Inghilterra fra il 673 e il 735. Beda è il padre della storia dell'Inghilterra, sostanzialmente lui scrisse dell'Inghilterra, e lui nei suoi scritti riportò quanto del viaggio di Pitea e quanto da lui narrato, confermando tutto quello che era stato detto, affermando che lui l'aveva sentito raccontare da marinai e da pescatori che si erano avventurati in quelle terre. Quindi circa 1000 anni dopo c'era ancora Beda,
forse il più saggio, no, dei monaci di quell'epoca, che confermò tutto quanto era stato detto. Volevi aggiungere qualcosa? Ti vedevo. Ma allora, guarda, stavo pensando anche un po' di riferimenti, no, per dare una connotazione. Un film che colpisce molto è La bussola d'oro. Non so se ti è capitato di vederlo. E anche lì devo dire che i riferimenti sono notevoli. Quel film dove c'è la bambina con questa bussola molto particolare che parlava in codice, e questa correlazione tra gli animali totemici che sono in qualche modo una sorta di alter ego delle persone molto collegate, e anche lì sono ambientati in terre molto fredde, anche se lo abbiamo detto tante volte, il freddo probabilmente, ammesso che ci fosse, perché ci fu un'epoca di un'eterna primavera. Ecco, io su questo poi vorrei anche tornare sulle epoche di eterna primavera, di verde perenne un po' su tutte le terre, ecco. Ma prendendo per buono che invece alcune parti fossero circondate o fossero comunque immerse nei ghiacci, oltre i ghiacci proseguivano con altre terre, e che in alcuni periodi dell'anno determinate popolazioni riuscivano, come se si aprisse una rotta, e quindi era più facile il scendere giù di alcune popolazioni. È molto interessante ed è molto sconosciuta la storia dei popoli del Centro Asia, no? No, io ho dedicato anche alcune puntate agli uomini serpente, a quelle culture, e devo dire che si parla molto, mentre sappiamo molto dei teoi e delle divinità in qualche modo dell'antica Grecia, che poi hanno tutta una serie di tratti comuni con altre divinità e con altri esseri speciali, ecco, si parla poco di quelle zone lì, che però sono, a parer mio, non so, dimmi anche tu, fondamentali per capire la storia. No? Ma guarda, io ti aggiungo questo, non, in realtà non esuliamo dal discorso, perché è comunque sempre un collegamento, no? Dal di qua al di là dell'oceano, passando attraverso queste terre. Anni fa, da ricerche fatte da istituti scientifici, università degli Stati Uniti, si resero conto che alcune tribù di nativi, famosi pelle rossa di un tempo, che vivevano nel nord-est, diciamo, degli Stati Uniti, mettiamolo così, a nord dei Grandi Laghi, verso Terranova, no? Se il nostro Mesbet ci riesce a ributtare un attimo quella mappa di prima, no? Lo vediamo, perché è esattamente il punto che viene fatto vedere, che era in questo viaggio. Si era andati, ecco, vedete, quando si scende dalla Groenlandia, no? Si viene verso Terranova, qui c'è il giro attorno a Terranova, poi si entra nel continente americano, ecco, si va avanti, il viaggio finisce esattamente dove ci sono i Grandi Laghi, ecco, quella che viene segnata sopra la zona dei Grandi Laghi. Ebbene, queste tribù di nativi hanno la genetica, avevano, insomma, perché ahimè purtroppo non è che ne siano rimasti molti, ha la stessa genetica che è stata ritrovata nei Cro-Magnon dell'epoca della costruzione dei dolmen e dei menhir qui in Europa. Allora i nostri scienziati hanno incominciato a chiedersi come hanno fatto ad arrivare in America, o se preferisci, come hanno fatto dall'America ad arrivare in Europa. Ora, siccome la cultura dei dolmen e dei menhir era estesa in tutta Europa, mentre invece nelle Americhe ce n'è solamente qualcuno, hanno pensato che sia stato solamente qualche gruppo che dall'Europa è finito nelle Americhe. Allora ecco che
i nostri scienziati incominciano, pur senza andare a chiedere a Polidoro o qualcuno, hanno incominciato ad avanzare delle, delle tesi, no? Ah, si erano costruiti delle zattere, si sono persi in mezzo al mare, le correnti li hanno portati in quelle terre. Peccato che non ci siano correnti che facciano attraversare, no, l'oceano dalla, diciamo, dalla Francia o dalla Spagna o dall'Inghilterra fino, fino a Terranova. Quindi l'ipotesi è quella che siano stati accompagnati in quelle terre, o forse che ci siano, che l'uomo sia molto più antico di quello che ci vogliono far credere, e che quindi siano riusciti a passare proprio attraverso quel, quel giro, no, che è stato fatto vedere in quella cartina, quando il mare era molto più basso, e quindi riuscendo solamente a fare piccoli tratti di mare. Poi il mare si è alzato e i due gruppi sono rimasti separati. Che l'uomo sia più antico di quello che ci hanno raccontato fino adesso è stata notizia di una settimana, 10 giorni fa, quando i cinesi hanno fatto vedere che c'è, hanno trovato degli resti, degli scheletri di uomo simile, paragonabile al Sapiens in in Cina, che hanno più di 300.000 anni, quando teoricamente dovrebbe essere nato 240.000 anni fa in, in Africa, e poi arrivato in Cina solamente 70.000 anni fa, mentre invece questo è molto più vecchio. E quindi i cinesi si dicono, beh, bisogna retrodatare tutto, tutto quello che abbiamo conosciuto sino ad oggi, no? Salvo poi ad avere delle difficoltà a mettere assieme i pezzi, perché se noi retrodatiamo il Sapiens significa che il Sapiens era precedente al Neanderthal e al Denisova, e allora significa che erano effettivamente delle razze completamente diverse, no? Salvo il fatto che oggi sappiamo che vi è una parte del loro DNA che è in noi, no? Che quindi in realtà erano razze diverse, ma che erano comunque compatibili, ecco, in qualche senso. Qualcuno forse potrebbe avanzare l'ipotesi, erano esperimenti diversi, creati in Eden diversi, cosa? Beh, assolutamente sì, perché no? I Denisova, da cui pare che noi dobbiamo discendere, sono nati vicino ai Monti Altai, al centro della Siberia. Invece Neanderthal non sappiamo esattamente dove sono nati, ma forse dalle parti dell'Urartu. Poi ci sono altre tipologie, altre specie che sono nate da altre parti, no? Altre parti ancora. Parliamo di un altro viaggio che è stato fatto in quelle terre. Che, questo è mitico, però ci sono parecchi documenti che ne parlano. Noi non lo sappiamo se effettivamente questo viaggio è avvenuto o meno. Siamo all'inizio del 1300, il Papa vuole impossessarsi dei castelli, delle terre dei Templari, il re di Francia è in bolletta per le guerre che ha fatto e decide di impossessarsi del tesoro dei Templari. Decidono come fare a impossessarsene e niente, è abbastanza semplice, il Papa li dichiara eretici, il re di Francia li fa arrestare, succede tutto quello che conosciamo, i capi vengono condannati. E, però molti riescono a fuggire anche con dei tesori che non sono necessariamente delle monete d'oro, no? Si parla di altri tesori che avessero in mano i Templari, forse anche solamente conoscenza. E quindi che cosa succede? Che il Papa riesce a mettere le mani sui castelli e sulle terre, perché così erano d'accordo, mentre invece il tesoro non è stato trovato. Il lavoro sporco il re di Francia Filippo il Bello l'aveva fatto, ma purtroppo è rimasto a bocca asciutta o quasi. Alcuni di questi Templari si rifugiarono in Spagna e in Portogallo, cambiando il nome
all'organizzazione e rimasero poi lì. Altri invece, pare che fossero quelli con le conoscenze, riuscirono a scappare prima in Inghilterra e poi dall'Inghilterra alla Scozia. Lì in Scozia si misero sotto la protezione della famiglia Sinclair, che era normanna di origine francese, no? Sarebbe San Chiaro Sinclair, e dove costruirono la famosa cappella di Roslin, che meriterebbe una puntata solamente lei. E di qua si narra, ecco, fino qui è storia, però poi si narra che i Templari decisero di andare a nascondere il tesoro in un posto, no, non è Bob Sinclair, la famiglia Sinclair comunque, e andare a nascondere questi tesori in un posto dove assolutamente non fosse possibile trovarlo, perché non cadesse nelle mani sbagliate. Lì in Scozia vennero a conoscenza di questo percorso, no? Questa strada che abbiamo visto già due o tre volte questa sera. Percorsero questa strada e si narra che andarono a nascondere il loro grande tesoro in quelle terre che oggi sono o Canada o gli Stati Uniti. È tutta una leggenda, può darsi che sia una leggenda, per cercare di sviare le ricerche di chi voleva mettere le mani addosso a questi tesori intangibili, no? Cioè della conoscenza dei Templari. Però potrebbe essere invece che sia vero, perché hanno trovato proprio nelle terre, le solite, quelle lì vicino ai grandi laghi, vicino, non lontano dal mare, sono state trovate delle rocce scalpellate, cioè lavorate, no? Martello e scalpello, in cui ci sono i segni dei Templari e qualche cosa di scritto che non si riesce più a tradurre. Quindi può darsi che qualche Templare ci sia stato. Volevi dire? No, a proposito anche delle ricchezze e del sapere anche dal punto di vista spirituale che discende anche dal nord, basti pensare, un esempio che faccio sempre, è di come l'origine della parola sciamano, la cultura sciamanica, in realtà derivi proprio da quella che è la Siberia, quindi in realtà da terre che noi abbiamo a memoria essere fredde, gli sciamani vengono di lì, gli sciamani si devono ancora. Se ricordo bene il termine tipo sham, qualcosa del genere, deriva dal vento freddo persistente, no? Quindi lo sciamano, che lui cerca di governare attraverso il tamburo, no? Perché lui si aspetta che il vento porti il suono del tamburo in cielo, dove il Dio unico del cielo, celeste, il Dio celeste del cielo, ascolti la sua richiesta, le sue preghiere. Questo è il succo base dello sciamano, che poi lo ritroviamo anche fra i nativi americani, voglio dire, questo suonare i tamburi, che perché la tecnica è poi la stessa, però può darsi che i Pelle Rossa l'abbiano ricevuta con le immigrazioni che invece sono arrivate dall'Asia e sono arrivate lì nelle Americhe. Volevi dire ancora qualcosa? Scusami, non riuscivo a aprire il microfono. Sì. Comunque, ecco, parliamo sempre di queste culture, e anche, ce lo siamo anche promesso di tanto in tanto, anche studiare bene quello che è il Valhalla, Thor, Odino e tutta la mitologia nordica, con Asgard, con quelle che sono le loro cartine geografiche, con tutta una serie di elementi, ci farebbero veramente capire che da nord effettivamente, cioè il nord è comunque sottovalutato. Adesso poi, al di là dei corsi felici e vinci che abbiamo avuto... Ti sei fermato?
sì, si sottovaluta qualcosa che è fondamentale per la, per guarda, la cultura odierna. Sì, ti faccio solamente un esempio, no? Nell'immagine della divinità che hai tu accanto, questa ha in mano un tridente, no? Chi è che ha il tridente in mano? È Nettuno, no? Nettuno faceva parte della Trinità che governava il mondo, quello che governava la terra, quello che governava il mare, cioè lui, e quello che governava gli inferi, e sono le stesse tre divinità che troviamo in India, no? E che cosa raccontano in India? Che queste divinità erano arrivate da una terra molto lontana dove c'era la neve, no? Che arrivavano dal nord, no? E qui sì, Poseidone, Nettuno Poseidone, sì, esatto. E quindi guarda, calo anche l'asso, perché uno dei suoi figli sì. Si chiamò Skanda che sì. Però biondo con gli occhi azzurri, sì. Fece il giro in qualche modo da nord, di lì la Scandinavia e quei popoli. Guarda, esatto, ma è più facile ancora, perché la Scania è la regione a sud della Svezia che dà da Scania a Scandinavia, no? Cioè l'intera, dà nome all'intera penisola. Quindi la Scania è proprio la sua terra, cioè la terra che prende il suo nome, no? Hai capito? E quindi io prima di terminare, io avrei ancora un altro bel viaggio da narrarvi, perché questo qui lo conoscono veramente in pochi, eppure ci sono le prove che fu fatto questo viaggio, e il personaggio è assolutamente, come dire, inaspettato, perché fu Petrarca a fare questo viaggio. Petrarca, che nacque ad Arezzo nel 1304 e poi morto a Padova nel 1374. Beh, insomma, lo conosciamo tutti, era un uomo di grande cultura, no? Di una curiosità morbosa, no? Lui leggeva tutto quello che trovava, quindi cercava di informarsi di tutto lo scibile umano, e grazie alle sue conoscenze riusciva anche ad ottenere dei testi che all'epoca forse erano anche un po' vietati, no? Qui siamo leggermente dopo l'epoca di Dante, insomma, voi sapete che Dante, per ottenere una copia del Corano, se la fece portare a bordo di un asinello a piedi dal sud della Spagna, nascosta in mezzo ad altri prodotti, perché insomma finire sul rogo per leggere un libro, insomma, non gli sembrava il caso. E questo fu anche il caso del Petrarca, no? Che lui si trovò fra le mani un giorno un testo di Virgilio che si chiama L'Ultima Thule, e L'Ultima Thule di Virgilio racconta proprio di queste terre, no? Che abbiamo narrato fino adesso, che fra l'altro il titolo è rimasto ancora oggi, no? Cioè, ci sono fin delle associazioni, no? Che si chiamano L'Ultima Thule, no? Che parlano di questo, forse senza sapere nemmeno qual è l'origine del nome. E il nostro Petrarca, un po' come noi, no? Questa sera rimase, come dire, abbagliato, no? da questi racconti, perché per lui si apriva la porta su un mondo nuovo, no? Che lui assolutamente non conosceva, perché nella storia ufficiale queste terre non erano conosciute, no? Quindi provò ad informarsi, cercò tutto quello che era possibile trovare che parlasse di queste terre, e quindi riuscì a trovare Omero, Pomponio Mela e la storia naturale di Plinio. Lui riuscì a trovare questi testi. Lui, come dire, si mise in testa che lui doveva essere il novello Ulisse che attraverso i mari sarebbe riuscito a raggiungere non Itaca ma Thule. No? Questo era, lui si diede questo obiettivo, no? Quindi però insomma il problema era che non è che poteva affittare una barca a remi e fare questo viaggio, aveva bisogno di un finanziamento, di un equipaggio, magari una nave sola era poco, insomma un po' come il nostro Cristoforo Colombo
due secoli dopo, no? Avrebbe dovuto avere un due o tre navi per affrontare un viaggio del genere. Quindi si rivolse prima al doge di Venezia, che insomma all'epoca era quello che aveva i forzieri più ben forniti che c'erano in Italia, e poi provò ad andare a batter cassa anche ad Avignone. All'epoca il Papa era ad Avignone. Ad Avignone soldi naturalmente a casa non ne ha portati, però ebbe l'avventura di conoscervi un vescovo scozzese che era finito lì ad Avignone per qualche pratica religiosa, tale Richard di Bury, e parlando gli chiese, no, per quale motivo lui fosse lì ad Avignone, e Petrarca glielo spiegò, no? Ah, perché io voglio andare a vedere assolutamente Thule, no? La terra degli dei, dove è vissuto Apollo, no? Tutte queste cose. E il vescovo Richard gli disse: guarda, io a casa ho delle mappe, perché io arrivo dalla Scozia, così così, e quindi ti posso fornire queste mappe, no? I due ritornarono a casa e il vescovo gli mandò copia delle mappe a Petrarca. Quindi Petrarca capì quale strada doveva fare, no? Per poter arrivare a Thule. Riuscì a organizzare la spedizione e partì per il viaggio. Arrivò, quindi ha fatto sostanzialmente lo stesso giro che aveva fatto Pitea, no? Quindi costeggia la Francia, poi tutta la Spagna, Portogallo, la Gallia, no? Sale su, arriva in Inghilterra. Arriva in Inghilterra e incomincia a raccogliere delle informazioni presso i marinai locali. Però, essendo un letterato italiano, insomma, riesce a conoscere tale Giraldo. Questo tizio era un cortigiano di re Enrico II. E questi gli diede delle indicazioni, no? Più precise, cioè gli insegnò a leggere le mappe che Petrarca si era portato dietro, no? Le mappe che gli aveva mandato il vescovo, no? E gli spiegò, no? Ecco, noi siamo qui, questa è l'Inghilterra, tu segui la cosa, se arrivi in Scozia, poi ecco, tu avanzi verso il nord, verso i mari del ghiaccio, troverai, prima c'è l'Irlanda, poi troverai le Orcadi, eccetera, eccetera, tu vai sempre su e lì troverai finalmente l'isola di Thule. Però siccome si venne a sapere che lì c'erano i mostri marini, che c'erano enormi pezzi di blocchi di ghiaccio che giravano nel mare, una cosa e l'altra, i marinai che erano andati con lui si rifiutarono di partire. Allora il nostro povero Petrarca dovette mettersi a cercare dei marinai che avessero il coraggio di andare. Andò fino alle Faroe, le isole che ci sono, no? Fra l'Inghilterra e la Norvegia. Non si sa se si fermò lì o se andò fino in Norvegia. Trovò qualcuno disposto ad accompagnarlo e si recò al nord. Si recò al nord e da qualche parte è andato. Noi non sappiamo se è arrivato veramente fino a Thule, cioè all'Islanda, o se invece si fermò in qualche isola di quelle parti. Però lui non fu particolarmente contento, perché lui pensava di arrivare, diciamo, a Thule e di trovare il tempio con i saggi, no? Che studiavano Apollo, pensava di trovare la pianta con le mele d'oro, pensava di trovare, no, i campi dove si raccoglievano, si facevano quattro raccolti all'anno, eccetera, come era narrato nei libri dell'antichità. Così non era, l'Islanda era, se è arrivato fino in Islanda, se si è fermato alle Orcadi o allo Shetland non lo sappiamo, trovò giusto qualche pecora e qualche pescatore e quindi ritornò deluso a casa. Però ecco, lui si era gettato in questa impresa perché ci aveva veramente creduto. Era un pirla il nostro Petrarca, ma forse no,
qualche informazione in più di noi, magari era riuscito ad avere. Temo che questa tua domanda, se Petrarca fosse un pirla, la rivedremo nei meme del sabato, ma io vorrei sì. Tornare a bomba sull'argomento, perché a parte citare anche il Trono di Spade e anche lì osservare bene quella che è la loro cartografia, come sono disposti i territori e quel che c'è nelle terre del nord e anche oltre, ma si potrebbe parlare anche di fauna e flora e di un qualcosa che si reputa in qualche modo appartenente. Mentre saluto anche Cogerino in chat, ne parleremo magari anche con lui. Lui parla spesso, no, di queste creature che si pensa derivare dal mondo di fantasia, che però in realtà per i popoli del nord, e più si va a nord e più sono reali, in realtà un qualcosa è stato resettato, è qualcosa che per noi è mitologico. C'è stata un'era in cui non solo erano reali, erano anche visibili, e quindi la domanda è: sono realmente estinti, sono solo di fantasia, o ci sono dei luoghi a noi inaccessibili dove ci stupirebbero anche, per esempio, le forme umane presenti lì? Si parla spesso di giganti, sono stati in qualche modo resettati tutti, o qualcosa si è salvato? Penso a tutta una serie di creature, elfi, fate, gnomi, unicorni, fauni. Ma dunque, guarda, noi sappiamo che Odino ricevette un gruppo di umani che si lamentavano che i giganti li tormentavano e non li lasciavano né vivere né lavorare. E questi giganti abitavano dove c'erano i ghiacci, no? Al punto tale che erano chiamati i giganti di ghiaccio e del ghiaccio. E Odino promise che li avrebbe spazzati via. Non sappiamo se li spazzò via, sappiamo comunque che, almeno secondo la leggenda, i giganti di ghiaccio non andarono più a disturbare gli umani nel loro lavoro. Poi c'è la grande leggenda del piccolo popolo, no? Del piccolo popolo che, insomma, corrisponde un po' agli gnomi, no? Quelli, non quelli che dormono sotto i funghi, no? Ma uomini di piccola statura che venivano utilizzati, se e così, o se lo facevano per loro volontà, erano quelli che entravano nelle miniere. Perché noi qui abbiamo un grosso problema che mai nessuno è riuscito a risolvere, nemmeno con un'ipotesi plausibile. È che, guarda, ne abbiamo parlato, lo accennavi prima, proprio quando abbiamo parlato degli uomini serpente, eccetera, in quella famosa puntata, no? L'Europa è disseminata di antichissime miniere dove veniva raccolto il ferro, il rame, l'oro, e adesso non so più dirvi che cos'altro, in epoche che l'uomo non conosceva ancora questi metalli. Ora, il problema che lo raccogliesse per utilizzarlo qualche millennio dopo mi sembra già una sciocchezza, però diciamo che ancora plausibile. Ma i popoli dell'epoca, che qui stiamo parlando dei Cro-Magnon, no? quelli che innalzavano i dolmen e i menhir, no? Furono i loro discendenti a fare i nuraghi, eccetera. Come facevano a capire qual era il punto in cui andare a scavare per trovare sottoterra del rame o del ferro o dell'oro? Ora, la cosa che un qualunque bambino potrebbe dire è: ma qualcuno gliel'ha insegnato, no? C'è stato qualcuno che gli diceva: tu scava qua, e il piccolo popolo, vuoi perché si diceva che fossero piccoli piuttosto tozzi, no? La statura non grande, la robustezza, no? dei muscoli, ecco, che si infilavano in questi cunicoli, andavano a scavare e facevano i minatori, ma senza sapere in realtà di che cosa servì, o magari lo sapevano anche, voglio dire, ma loro non lo sapevano sfruttare, no? questi metalli. Perché ricordiamoci sempre la famosa leggenda, io questa ogni tanto
come esempio, no? È quello della leggenda, fra l'altro inglese, di origine, della spada nella roccia, no? Cioè, chi è che poteva diventare re? Poteva diventare re chi sapeva estrarre una spada dalla roccia. Ma estrarre una spada dalla roccia, lasciamo perdere la Walt Disney, no? Che ti fa vedere una roccia con la spada dentro e il tizio che la prende e la tira fuori, no? Estrarre una spada dalla roccia significa conoscere quali sono le pietre, le rocce metallifere, sapere come cuocerle, sapere come tirare fuori il ferro, sapere come lavorarlo, sapere come fonderlo, sapere come dargli la forma, poi saperlo battere, eccetera, fargli il filo, ed ecco che alla fine tu hai una spada e l'hai estratta da una roccia, no? Quindi significava che il re poteva essere tale solamente perché aveva certe conoscenze che non tutti avevano. Mi viene anche in mente, che abbiamo parlato anche in altre puntate, di come in realtà ci sia similitudine, abbiamo fatto anche analizzato il mondo tolkieniano e che cosa intendesse lui per il popolo dei nani, e abbiamo visto come molte parti del mondo hanno i segni, molte delle nostre catene montuose portano tuttora i segni probabilmente di attività minerarie, di residui di una attività mineraria in larghissima scala. E proprio come dicevi tu, anche questa conoscenza, addirittura anche dalle parti dell'India si narra di un popolo di gente dalla statura molto bassa e che avevano determinate conoscenze che secondo alcune frequenze hanno trovato per esempio delle rocce dove c'è impressa l'orma di una mano, no? Quello in realtà lasciava intendere che erano in possesso di una tecnologia che rendeva in qualche modo malleabile, lavorabile le rocce, ma in maniera fredda, con onde acustiche, in modo che poi questi riuscivano anche a giocare come i bambini col pongo, ed è anche una delle spiegazioni di queste grandissime opere megalitiche con blocchi di pietra di cui si ride e si scherza, ma gli amici del CICAP e i gran figli di CICAP non riescono a spiegare, hanno provato a vedere come anche solo tra i più piccoli di questi massi non abbiamo oggi nel 2023 la tecnologia per spostarli, quindi non esiste una gru o un camion in grado di spostarli nel 2023, e allora o avevano delle macchine che in qualche modo poi hanno fatto anche sparire, si sono riportati nei territori di origine, oppure avevano determinate capacità e tecnologie, come per esempio il sollevamento per onde acustiche, frequenze sonore, il famoso apriti sesamo, no? Che la roccia si spostava e si apriva come per magia. È veramente pieno. La parola. La parola giusta. Guarda, ti interrompo un secondo. Una leggenda che c'era nell'antico Egitto che terrorizzava sia il popolo che gli stranieri, era quella che i sacerdoti egizi sapevano modulare la voce e dare movimento alle statue, no? Anche solamente quelle scolpite sulle pareti e perché queste erano di pietra e quindi la frequenza, no? che poteva essere prodotta che dava vita alla roccia. E fra l'altro questa cosa che la tecnologia non c'è più risuona, lo troviamo in antico Egitto, ma lo troviamo anche adesso nei maccaronici tentativi della NASA di dire non abbiamo più le tecnologie, non abbiamo più le tute, non abbiamo più, ecco, quindi anche lì fa capire come in realtà nel giro di qualche decennio si sia perso tutto. Ovviamente noi ridiamo e scherziamo, ma qualcuno ci crede davvero. Devo dire che se ci sono domande, mi scrivete domanda e la andiamo anche a fare, un cenno lo faccio sempre, perché poi in realtà noi ci stiamo concentrando su un'area geografica che spesso viene associata a Lemuria, quindi Atlantide e Lemuria. E allora lo dico sempre. L'ho vista prima. Guarda, Lemuria, se vuoi prendere lo facciamo.
Due parole sì, sulle ma non so, diciamo sì, niente. Sì, no, Lemuria, per quello che so io, è da un'altra parte, cioè in quella che oggi sarebbe l'Indonesia, ecco, sostanzialmente. Allora, che parte poi più alta è tipo, adesso farò un paragone, se supponiamo che la parte più alta, i monti più alti di Atlantide, che in qualche modo non c'è più, corrispondessero e corrispondano alle Canarie, dirò qualcosa di forte, in realtà allo stesso modo nell'Oceano Pacifico, quel che in realtà è un mistero per chi non ha gli strumenti e questa teoria delle isole di Pasqua, così piccole, così sperdute, hanno questi totem enormi che guardano in una determinata direzione, hanno tutto a che fare con una civiltà che ci fu, quella probabilmente sono i punti più alti di un altro continente che non c'è più, che qualcuno chiama anche Lemuria. Quindi anche sì, le zone sì, più alte sono quelle che noi qualche sì, alzandosi il livello... Alzandosi il livello del mare, rimangono fuori solamente la parte più alta delle montagne. Ecco. Il nostro Mesbet ha recuperato delle domande. Allora, vediamo, perché poi. Allora, guarda, Aine, ne leggo io, faccio il tuo lavoro, c'è Aine 85, no? Che dice, esistono notizie di popolazioni di quando l'Antartide non era coperta dei ghiacci. Allora, io su questo avrei delle difficoltà a dirti che popolazioni c'erano, c'erano tante leggende e tante cose, ma abbiamo prove è una parola grossa, però abbiamo degli indizi molto forti, quelli che furono forse gli ultimi discendenti degli Atlantidei. Guarda, l'ha detto proprio poc'anzi il nostro Gianluca, no? Le Canarie sono una volta erano più grandi come isole, no? Perché il mare era più basso, eccetera, eccetera. Ed erano, secondo gli antichi racconti, in base ai viaggi, eccetera, eccetera, che insomma si possono trovare, adesso mi faccio lo spottone, nel libro, no, che vi ho indicato prima, che c'è un po' tutta la storia, le Canarie erano una colonia di Atlantide. A un certo momento ci fu il disastro che immaginiamo, il mare si alzò, e queste isole rimasero delle isole più piccole, con una popolazione all'interno di queste isole. Quando gli arabi li conoscevano, ma li ritenevano un po' pericolosi, perché cioè, dal Marocco sono proprio lì davanti, no? Perché dice che provavi ad avvicinarti, questi ti grandi e grossi ti sapevano menare. Poi arrivarono gli spagnoli e quando li videro pensarono che fossero degli inglesi o comunque dei tedeschi, qualcosa, che erano naufragati, no? in quelle terre. Sarebbero i guanci, che gli ultimi guanci sono morti alla fine del secolo scorso, no? E ci sono le statue che sono state fatte sulle immagini che sono rimaste dei guanci. Questi guanci avevano un problema, che loro non sapevano spiegare come avevano fatto ad arrivare lì, perché loro hanno detto, ma noi siamo sempre stati qua, e non sapevano assolutamente navigare. Perché? Perché evidentemente loro erano i discendenti di qualcuno che abitava in quelle isole da chissà quanto tempo, magari era il carpentiere, il fabbro, il mercante, l'oste, non so io, il sacerdote, perché c'era tutta una struttura di sacerdozio, c'era cioè una forma tipo le suore, no? Fra i guanci. E quando ci fu il disastro, le navi forse scapparono o forse affondarono, non lo sappiamo, e gli abitanti locali non erano in grado di costruirsi, fosse anche solo delle zattere, per poter arrivare dove oggi c'è il Marocco. E quindi sono rimasti centinaia e centinaia, forse migliaia di anni,
no? Al punto tale che ce n'erano almeno 3 isole abitate e avevano una lingua simile ma non uguale, no? Fra le 3 isole, e nessuna delle 3 isole sapeva che le altre 2 erano abitate, perché non erano in grado di spostarsi nelle isolette vicine. Se gli spagnoli non li avessero in qualche maniera catechizzati, no? Battezzati, eccetera, eccetera, sarebbe stato molto interessante studiare quelle lingue, perché quella molto probabilmente era la lingua che era utilizzata ad Atlantide. Guarda, sul stato esoterico delle Canarie, se vuoi prepareremo poi una puntata, perché avrei molto da dire, e qualcosa abbiamo anche toccato quando parlavamo di questa tappa inevitabile per gli U-boat che poi scendevano giù in Antartide. Sì, sì. Questa proprio facevano tutti calo alle Canarie e qualcosa si trova ancora ed è ancora lì. Ecco, sì. Ti voglio anche leggere una domanda, poi ti lascio aspetta, sulle Canarie, aspetta un secondo, velocissimo. Alle Canarie i guanci, ma loro non sapevano quando, perché diceva che l'avevano sempre vista, costruirono una piramide a gradoni fatta solamente con delle pietre ammassate, perché non avevano gli strumenti per squadrarle, e c'è ancora, è visibile, non è enorme, però è una piramide a gradoni. Sono curioso, fateci sapere quanti italiani ci seguono dalle Canarie e poi farò un approfondimento per voi. Mi chiedo anche ti voglio portare anche questa domanda su Totter, Metatrismegisto, e questa tecnologia per dar vita anche alla roccia e anche, aggiungo io, a tutto ciò che concerne i cristalli, a tutta una tecnologia basata sui cristalli, che deriva anche quello, se ne abbiamo parlato ieri con Nicola, da determinate popolazioni che, per quanto riguarda almeno l'Antartide, ma parlo anche nell'Artico, sapevano maneggiare molto bene, quindi queste zone, sì, dove hanno tecnologie fondate anche sui cristalli del Metatrismegisto. Ma guarda, per quanto riguarda i cristalli, in realtà hanno incominciato a studiarli solamente nell'Ottocento, e la prima applicazione pratica che venne fatta sui cristalli, meno che sappia io, e poi magari ne hanno fatte altre 20, è quella della radio a galena, che mi dicono essere semplicissima da creare. Era un tipo di radio, solamente che purtroppo si sente molto piano e devi avere le cuffie, ma era una radio semplice da usare, che per farla funzionare si utilizzava un cristallo, semplicemente un cristallo, 4 fili, e così tu attaccavi le cuffie e sentivi senti la radio. Ecco. Chi è capace se la può ancora costruire oggi. C'è Cinzia che fa una domanda sulle borsine degli dèi. Potevano contenere ossigeno per loro? Sì, Cinzia, è un'ipotesi. Io purtroppo in questo momento non è visibile, perché è nascosto nei meandri di qualche archivio elettronico. Però quando avrò di nuovo il mio canale visibile, c'è un... è abbastanza vecchio, se ricordo bene, proprio le borse degli dèi, mi sembra che si chiami. Avevo fatto una ricerca anni fa e ho scoperto che le famose borse degli dèi, oltre a essere fra i Sumeri e in Centro America, Sud America, eccole, e ci sono anche, anche in Persia, ci sono in parecchi altri posti, e sono tutte fatte esattamente alla stessa maniera. E quindi ho fatto un piccolo documentario di mezz'ora, tre quarti d'ora, dove soprattutto riporto queste immagini. E c'è un posto nell'odierno Iran del sud-est, che hanno trovato una città, si erano messi a scavare e ne hanno trovate a decine di queste borse, però sono finte, nel senso che è una rappresentazione, sono di pietra, hanno quella forma, ma evidentemente è una rappresentazione di quella che era la borsa degli dèi. Ecco.
Ora qualcuno chiede a proposito degli Atlantidei e degli Elohim, fra l'altro poi magari faremo anche un bel webinar, un qualche approfondimento sugli Elohim, perché in passato io e te ci siamo divertiti molto a parlarne anche interno. Devo dire che questa cosa lascia intendere che ci si possa in qualche modo divertire in qualche approfondimento, però voglio chiedere a te. Un tuo pensiero sugli Atlantidei e gli Elohim. Dunque, la questione è in questi termini. Allora, per quanto riguarda gli Atlantidei, era un popolo. No? Un popolo che noi dobbiamo vedere organizzato anche abbastanza bene, perché lo sappiamo, erano sicuramente dei grandi navigatori, avevano delle conoscenze, avevano della tecnologia, forse non quella che ci possiamo aspettare, ma magari erano più avanti su certe cose, erano indietro su altre, no? Per dire. Ed era un popolo. Gli Elohim, invece, per quanto riguarda la tradizione ebraica, sono un livello angelico. Secondo gli ebrei ci sono una serie di, poi in base alle tradizioni, una serie di livelli che partono dal Ish, cioè dall'uomo, salgono su e arrivano fino al Dio, no? L'inconoscibile, su in alto. Ecco, a metà di questa gerarchia, che possiamo dire forse il settimo livello dal basso o il sesto livello in base alle tradizioni, però è lontano dalla cima, ecco, quelli sono gli Elohim. E quindi vuol dire che sono un livello angelico. Un livello angelico significa che non, naturalmente non è Dio, questo è fuori da ogni dubbio, no? Perché Dio è tutta un'altra cosa, ma non solo, ha dei livelli angelici superiori, quindi gli Elohim non comandavano, ecco, mettiamola così. Però in questa tradizione ebraica, cioè che è riportata anche sul Talmud, eccetera, è che sotto gli Elohim, più in basso, ci sono i Bene Elohim, che in ebraico significa i figli degli Elohim, no? E quindi questo a conferma di quello che c'era scritto sulla Bibbia, no? Che a un certo momento gli angeli caduti, eccetera, eccetera, no? Videro le donne e via discorrendo. Quindi, in qualche maniera, da qualche parte sulla terra ci sono questi figli, che sono figli di dei in senso lato, perché tutti quelli che appartenevano a questi popoli potevano essere considerati dei, però i veri dei, quelli ad esempio che tiene d'occhio le spalle di Gianluca, no? Ecco, quelli lì erano quelli che erano, erano a capo, no? Erano in cima alla piramide, ma anche chi era sotto di loro. Il popolo di una qualunque parte della terra li vedeva come dei, perché? Perché avevano conoscenze, tecnologie, eccetera, eccetera, no? Erano appartenenti al popolo degli dei. E quindi qualcuno di questi ebbe dei figli con le donne terrestri che, secondo la tradizione ebraica, sarebbero i Bene Elohim, che quindi sono in qualche maniera incrociati con loro. Dei Nefilim parleremo in un prossimo approfondimento. Però facciamo così, Marco. Allora, mettiamo la locandina di sabato. Avremo molto di cui parlare, è un bel esperimento. Seguiranno anche altre date, visto anche l'entusiasmo dimostrato. Insieme a Nicola, Marco Rico De Graia e altre sorprese. Al numero al quale vi risponderà Monica, ancora una ventina di posti, quindi affrettatevi a prenotare, potrebbe anche essere vicino in qualche modo tutto esaurito, quindi ci farebbe piacere. Facciamo così, Gianluca, facciamo così. Adesso il nostro Mesbet apre i centralini, le prime tre telefonate ci sarà una bicicletta mountain bike con il cambio Shimano. Non chiamate, Monica non apprezza, giustamente a qualunque ora del giorno o della notte arriverebbero telefonate, solo WhatsApp e SMS. E
Dici, Monica, sono fra i primi tre, perché Marco Enrico ha messo in palio un premio e poi... No, no, ma è Mesbeth. Qualcuno vi consegnerà un premio se siete fra le prime tre dell'offerta che scade, questa sembra mondi a casa. Dai, allora vi aspetto alla grande, a Jesolo, il nord-est non delude mai, sono veramente... Fra l'altro abbiamo anche una foto di Mesbeth in versione del sabato, se vuoi lanciamola, eccolo qua, per le prime, i primi tre messaggi, eccolo qua, un po', ricorda qualcuno il nostro Mesbe. Sì. Però, sta bene, guarda che a volte quando ti vesti elegante sembri un altro, l'ho sempre detto, però facciamo così, amici, alla grande, il numero ce l'avete, vi aspettiamo a braccia aperte, ci divertiamo, e magari, visto anche le belle giornate, anche se non siete proprio di Jesolo, ma siete magari a qualche chilometro di distanza, fa anche piacere prendere la macchina per venirci a trovare, e vi diciamo dove siamo solo dopo che avete prenotato. Su questo ci tengo, no? Perché non so che di carboneria, e spiega bene i tempi che stiamo vivendo, giusto Marco? Certo. Allora, ti lascio la conclusione. Ma la conclusione è semplicissima, ci vediamo in tantissimi sabato a Jesolo, andate a vedere il blog di Gianluca, che stiamo inserendo degli articoli, fra l'altro ne sto finendo uno che è in realtà una serie, perché un articolone sarà diviso in puntate, vedrete che sarà molto molto bello, sarà molto interessante, ne parleremo, e qui eccolo qua il blog, questo qui, vabbè, questi sono gli articoli che ci sono già, e sarà sempre più ricco, con sempre più cose interessanti da vedere. Io www.facciamofintache.com, trovate veramente di tutto e di più, e di giorno in giorno troverete sempre più cose, prendetelo anche un po' come un punto di riferimento, perché da un momento all'altro, ricorda molto Ungaretti, si sta come le foglie, come sugli alberi le foglie, ecco. un po' come la poesia soldati, quindi chissà che in qualche modo come raggiungerci, Telegram, sito, tutti i social, li useremo tutti, e soprattutto dal vivo, e poi sta arrivando l'associazione, l'associazione sta arrivando. Quindi anche quello sta cercando, lì che gira, sta cercando parcheggio appena possa. Il traffico del rientro, dai, un bel like, una condivisione, parlate di queste puntate, mi fa piacere vedere come in realtà stia crescendo anche il numero di persone che parla di noi, che ci citano in altri articoli, in altre puntate, a noi fa piacere, citateci, prendete i pezzi, è tutto a disposizione di tutti, l'importante è che la conoscenza viaggia e che sia di spunto anche per nuove riflessioni, per nuove ricerche, per unire i puntini, più siamo e più puntini uniremo, ok? E vi aspetto domani ore 21:30 sul canale Gianluca Lamberti per l'attualità e le belle sorprese. Grazie Marco Enrico, grazie Mesbeth, grazie a voi. Tutti voi. Veterani, fedelissimi, abbonati, nomini iscritti in verde, le donazioni in chat, PayPal, insomma, alla grande, vi si vuole bene, promo, sigla. Ciao, ciao. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo finta che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21:30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo finta che è presente su ogni social. A te basterà seguirci.